Italia. I fascisti non sono mai scomparsi. Ci sono stati dei veri e propri cortei dove i fascisti si ritrovano per manifestazioni apologetiche del fascismo, se non peggio del nazismo. È pericoloso il fatto che queste cose vengano accolte nella più assoluta indifferenza e apatia. Salve, sono Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. L'estrema destra continua a essere un problema in Italia. I fascisti non sono mai scomparsi. Sono stati battuti militarmente, ma non culturalmente, in questo paese. Si sta rischiando nuovamente una stagione nera, brutta, dove le nuove organizzazioni del neofascismo e del neonazismo possano prendere piede. Ci troviamo in questo momento nella sede dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, un luogo importante che vuole conservare la memoria della storia della resistenza e delle atrocità del fascismo e del nazismo. Da qui poi ci muoveremo in altri luoghi dove i fascisti negli ultimi anni si ritrovano per manifestazioni apologetiche del ventennio mussoliniano. Quindi questo è il luogo dove è stato esposto il corpo senza vita di Mussolini? Sì, lì dove adesso ci sono quelle aiuole furono appesi i cadaveri di Mussolini, della Petacci e degli altri 18 gerarchi che furono fucilati a Dongo. A ricordare Mussolini e i gerarchi fascisti non c'è nulla, c'è invece questo monumento che segna la storia della resistenza a Milano e in Italia a ricordo dei 15 antifascisti che qui furono fucilati il 10 agosto del 1944. Milano è stata per molti versi la capitale della Repubblica Sociale Italiana. A Milano il fascismo è nato e a Milano è morto. Milano quindi è diventato un punto e un campo importante per i nostalgici del fascismo. Quali occasioni i neofascisti sono venuti in Piazzale Loreto a rendere omaggio al Duce? Ci sono stati alcuni tentativi nel corso degli anni di onorare Benito Mussolini. L'ultimo, il 24 aprile del 2019, lì all'angolo, parte di alcune decine di ultras degli irriducibili della Lazio che srotolarono uno striscione, onore a Benito Mussolini, fecero il presente e scattarono in saluti romani. Finirono tutti a processo e sono stati condannati. È successo che a Milano c'è stato, come in tutto il paese, una frattura nella trasmissione della memoria. Le nuove generazioni non conoscono la storia del fascismo e nemmeno quello della resistenza. Siamo bombardati da ricostruzioni fasulle che presentano i partigiani come dei criminali e i fascisti come delle vittime. E quindi si sono aperti degli spazi di influenza nelle nuove generazioni per portare avanti propaganda e ricostruzioni rovesciate della storia italiana. Più volte nel corso degli ultimi anni centinaia di neofascisti si sono ritrovati sotto questa lapide abusiva che è stata tolta e rimessa in più circostanze. Ricorda Carlo Borsani. Perché l'estrema destra vuole ricordare quel periodo storico con dei martiri? Perché è il modo che hanno per poter riscrivere la storia. Commemorare i caduti repubblichini significa cercare di ridare vitalità a una storia del passato e riproporla nel presente. Non c'è nulla in queste loro manifestazioni che rasenti neanche lontanamente la pietà verso i morti, che è una pietà che deve essere sempre riconosciuta a tutti. Sono occasioni e pretesti per inscenare momenti di apologia del fascismo, se non peggio del nazismo. Questo cimitero è quasi un sacrario per il neofascismo. Qui sono sepolti delle figure rilevanti del fascismo della Repubblica Sociale Italiana e ancor prima, perché se uno guarda le lapidi troverà squadristi, marciatori su Roma, e quindi lì dentro, al campo 10, è possibile addirittura ricostruire la storia del ventennio mussoliniano. Quando i neofascisti si ritrovano qui,
Che cosa fanno per celebrare i propri morti? Ci sono stati dei veri e propri cortei. Rinnova ogni giorno la passione mia per l'Italia. Addirittura per colonne, come tipico delle formazioni paramilitari, quasi con le divise. Ciascuna organizzazione aveva i giubbotti con le proprie insegne. E poi davanti alle lapidi, con saluti romani, con il grido del Sigail. Diventa pericoloso quando queste iniziative, queste manifestazioni, queste commemorazioni si tengono nell'indifferenza generale. Diventa pericoloso perché diventa, ancora come accadde negli anni venti, una possibilità di deriva di questo paese verso degli approdi che potrebbero essere addirittura di tipo autoritario. L'episodio di Firenze è semplicemente l'ultimo, però ce n'è uno un po' più indietro che forse è stato il più importante di questi anni, e cioè il 9 ottobre del 2021, quando fu assaltata la sede nazionale della CGIL a Roma. Lì è cambiato qualcosa, lì c'è stato un salto di qualità. Lì, come dire, abbiamo avuto l'esemplificazione di come siano pericolose queste organizzazioni, che non si limitano a tentare di fare politica o semplicemente di muoversi sul piano propagandistico, ma lo dicono le statistiche anche del Ministero degli Interni, sono sempre sul piano inclinato del ricorso alla violenza.